Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video. Un video un po' diverso dal solito perché, come vedete, non siamo sorridenti come al solito, non siamo felici. E né io né la regia e tutte le persone che lavorano a questo canale ormai da un anno in modo assiduo. E non siamo sorridenti come al solito. Perché i fatti che devo dirvi sono veramente molto molto gravi. Noi questo video non lo volevamo fare, ma credo che ormai siamo uno youtuber da un anno e quindi altri colleghi hanno fatto questo video e quindi dovevamo farlo anch'io. E quindi sono qui contro la mia volontà. Siamo qui contro la mia volontà. Scusate. Abbiamo fatto una locandina, una copertina del video, con una faccia triste, drammatica, cupa, proprio perché il video non lo volevamo fare. Ci abbiamo messo una bella scritta grande che potesse attivarvi qui, in questo video, e abbiamo registrato questo video. Proprio perché non lo volevamo fare, ma siamo stati costretti. Questo video cercherò di farlo senza tagli, cercheremo di farlo senza tagli per mostrarvi quello che sono realmente, al di là del personaggio che Peppe Vacca Collectibles è negli altri video. Lo faremo con il cuore in mano e senza leggere nessun copione. Far finta di non. E lo farò per voi. Lo farò per voi. Lo faremo per voi. A noi non importa niente delle visual, ragazzi. Noi non facciamo questo video per le visual. Non abbiamo fatto tutta questa registrazione per le visual, perché a noi non importa delle visual. Noi facciamo questi video per passione. Ed è per questo che abbiamo fatto questo video, proprio perché non ce ne frega niente delle visual, né delle visual né degli iscritti. Ma ne parliamo dopo la sigla! E quindi, senza nessuna interruzione, senza nessun taglio, volevo dirvi appunto che a me non importa niente degli iscritti, a noi. Sì, iscrivetevi al canale, che manca poco, ai 700, e poi facciamo una bella live in cui festeggiamo tutti insieme, perché voi siete la mia forza, voi siete la forza del canale. Vi mando un abbraccio virtuale a tutti voi. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, la campanellina. Stiamo divagando ed è proprio quello che volevamo evitare in un video importante come questo. Vi faccio questo video perché avrete notato tutti che sono un paio d'ore che non pubblico video. Sono state 2 ore veramente difficili, non solo per noi, ma anche per tutte le persone che lavorano dietro le quinte, che voi non vedete, tutte le persone che lavorano su questo canale notte e giorno, gente con famiglia, con parenti, con amici, con animali domestici. E non sto parlando soltanto di chi fa il montaggio video in modo così accurato, che ringrazio, ma anche cameraman, sceneggiatori, registi, stuntman. E questo è un momento molto duro per tutti quanti, per tutti noi, ma insieme ce la possiamo fare. È per questo che chiediamo aiuto a voi e facciamo questo video adesso, non per attirare la vostra attenzione, ma solo ed esclusivamente per rendervi partecipi di quello che sta succedendo. Più triste? Più. Devo pi no, piangere no. Un attimo che ho perso il segno. Già mi avete contattato in tantissimi, mi avete intasato Facebook, Instagram, i messaggi, i commenti di YouTube, mi avete intasato telefono,
i piccioni non avevano più lettere, ma avete intasato anche il cestino della carta. La differenziata passa il giovedì. Come faccio fino a giovedì, che ce l'ho pieno? Scusate. Molti di voi ci hanno scritto, come dicevo, ci hanno scritto: ma come mai non ci porti più gli unboxing? Ma come mai non ci porti più le news della settimana? Ma come mai? Ebbene ragazzi, grazie per tutto il sostegno che ci date ogni giorno. Alcuni so che dopo questa assenza hanno anche provato a fare gesti estremi, come togliermi l'iscrizione. Siete matti? L'iscrizione non si toglie, no? No? Ma posso capire. Perché posso capire che senza i video di PPH Collectibles la gente sarebbe veramente persa. E quindi lo capisco che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Quindi non potevo starmene con i miei problemi e non parlarne pubblicamente. Non dire a tutti, perché sarebbe stato veramente avvilente non dirlo a tutto il mondo, o quantomeno a tutta Italia. Quindi dovevo per forza fare questo video, perché sennò poi le visual come le faccio? Scusatemi. Pensate che possa fare le visual con gli unboxing? No. Avevo ripromesso di fare un video corto in cui sarei stato solo me stesso, un video senza tanti fronzoli, senza tanti tagli. Ne abbiamo parlato anche con i ragazzi che sono di là, che tra l'altro mi stanno facendo segno di stringere un po' i tempi, perché non vogliono che il video sia troppo lungo. Abbiamo fatto una riunione, ci siamo seduti attorno a un tavolo, abbiamo steso un po' di idee per questo video e alla fine siamo arrivati alla conclusione che dovevamo essere così, liberi di poter parlare e di potervi dire tutto quello che ci passa per la testa. Cercherò di essere me stesso, cercheremo di essere me stesso, il vero Peppe Vacca Collectibles, Collectibles da parte di mamma, e di dirvi quali sono i veri problemi che mi hanno portato oggi qui, in questo fortuito caso, a parlare con voi. Ci siamo confrontati anche con tanti altri colleghi, youtubers, creator di video, perché noi siamo una famiglia, noi youtuber fra noi siamo veramente una famiglia, ci aiutiamo a vicenda, collaboriamo spessissimo, non facciamo per niente le cose con interesse, ma ci aiutiamo e ci sosteniamo, siamo veramente tutti amici, non c'è affatto invidia o competizione fra noi. Facciamo le live insieme, vengo spesso invitato alle live anch'io, soprattutto da persone che trattano il nostro stesso argomento. E non ci interessa degli iscritti, delle visualizzazioni, no. A noi interessa la soddisfazione di veder sorridere un bambino, lo sguardo di un amico youtuber. E non ci interessa quanti iscritti abbiano i nostri colleghi youtuber, che tra l'altro li comprano. Quindi iscrivetevi al canale ragazzi, perché il Nestel Seba ha più iscritti di noi. Quindi voi dovete sapere che io lavoro tanto, noi insomma lavoriamo tantissimo, spesso non abbiamo il tempo di fare i video, faccio 12 live a settimana di 3 ore, ma so che non è abbastanza. I 15 video che faccio settimanalmente so che dovrebbero essere di più. Scusate. Comunque arrivo al punto, perché non voglio prolungarmi troppo, già penso di avervi spiegato abbastanza
quale sia la situazione. I problemi credo di averli spiegati abbastanza chiaramente, quindi ho deciso appunto di, non so se ve l'ho già detto, ma questo video non volevo proprio farlo. Iscrivetevi al canale perché poi a 1000 iscritti facciamo un unboxing di una cosa, ragazzi, una cosa che ho qui sotto ce l'ho, ma non ve la posso far vedere se non arriviamo a 1000 iscritti, ragazzi. A me non importa degli iscritti, quindi detto questo, io penso di essere stato abbastanza chiaro, penso di dovervi delle scuse perché non vi siamo stati vicini abbastanza in queste 2 ore senza video. E il senso di colpa è molto forte, però davanti a questo tipo di problemi penso che davvero sfiderei chiunque, sia colleghi youtuber che non, a reagire diversamente. Questi sono momenti veramente molto bui, molto cupi per YouTube Italia. Quindi ragazzi, ecco, spero che possiate perdonarci per questa assenza. Spero che in questo modo vi abbia potuto spiegare tutto quello che è successo nell'ultimo periodo. Che possiate capire appunto che anche noi YouTuber possiamo fallire, però a differenza di tutte le persone normali che falliscono, dobbiamo per forza fare un video come questo e essere tristi, essere cupi e attirare la vostra attenzione per cercare di spiegarvi quali sono i nostri problemi personali e farci un video apposta per poterveli spiegare. Non vi preoccupate, dal prossimo video tornerò ad essere quello che siamo sempre stati, quindi sorridenti, allegri, puliti e con i capelli. Ma ecco, spero che comunque il video vi sia piaciuto. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale anche se non mi importa. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao.